Ciao ragazzi, eccoci qua, ritornata con un altro video. Sono ritornata con un altro video haul. Vi ho anticipato un po' sulla mia pagina Facebook, che vi lascio sempre qui sotto al box informazioni. Diciamo, vi ho lasciato le fotografie di tre cose che diciamo ho acquistato proprio settimana, no, la settimana qua. Oggi è sabato, le ho acquistate mercoledì. Vi faccio vedere due tappe di acquisti. Uno è il mercato, sono stata al mercato stesso mercoledì mattina. Il mercato qui a circa 5 km da casa mia. E poi nel pomeriggio sono stata al Campania, dove ho fatto appunto altri acquisti. Direi di cominciare subito e non vanno alle ciance. Allora, cominciamo dal mercato. Al mercato ho preso alcune cose, tutte veramente a pochissimo prezzo. Pensate, 5 pezzi di 28 euro, quindi veramente pochissimo. Allora, primo acquisto che vi faccio vedere è una polo che è della Baci Abbracci, di questo colore blu, con questi dettagli in rosa sul colletto, sulle maniche, e poi qui c'è scritto BA by Baci Abbracci. Questa qua l'ho pagata solo 5 euro. Una bancaria, diciamo, che vende tutte marche, ma non mi so dire se sono originali o meno, però comunque col cartolino vicino ho scritto Baci Abbracci, non so, sembra originale, non ve lo so dire, però comunque io l'ho pagata solo 5 euro. Taglia S, mi va bene, normale. Poi, sempre a 5 euro, come ho detto, appunto, ho preso 5 pezzi, quindi la media di 5 euro al pezzo. Ho preso questo vestito, che è un classico vestito nero elastico, infatti delinea proprio perfettamente le forme, si appoggia proprio, molto carino, abbastanza corto, però mi piace tanto, cioè per 5 euro, cioè io penso per 5 euro, ma che cavolo vuoi? Quindi comunque va benissimo, è molto carino, semplice, nero, con questi diciamo dettagli dettagli così, non è pizzo, non so, tipo pizzo macramena, cosa del genere. Comunque, questo qua appunto 5 euro della taglia M. Ok, poi un'altra bancarella invece appunto a 8 euro, diciamo il prezzo che di queste 5 cose, il prezzo che ho pagato di più, diciamo, ho preso un jeans, che è un jeans abbastanza alto di vita. Diciamo che io da quando sono dimagrita preferisco quelli alta vita. Prima quando avevo 12-13 kg in più, diciamo che vita alta li odiavo perché si appoggiavano sulla pancia e mi davano fastidio. Adesso, non avendo naturalmente più pancia, diciamo che trovo quelli non a vita bassissima, molto più comodi, e quindi li preferisco. Ed è questo qua, vedete? Molto 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 vita alta, elasticizzato, quindi veramente fa le forme, cioè non è che scende dritto. Vi delinea molto il vostro corpo. Questa è una taglia S. Diciamo che io sono la fiducia del commerciante, diciamo, del ragazzo della bancarella, perché non sapevo se prendere S o M. Diciamo che sono molto dimagrita, però a volte la taglia S la vedo troppo piccola, oppure la vedo la M troppo grande, quindi diciamo, faccio ancora molta confusione con le taglie. Infatti spesso, diciamo, quando vado a provare delle cose, prendo sia la taglia S che la taglia M, così per rendermi conto quale mi stia meglio. Questo qua, il suo consiglio, ho preso S e posso dirvi che mi va giusto, 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 giusto. Quindi mi ha consigliato bene comunque. E questo qua l'ho pagato appunto 8 euro. Poi, sempre a 5 euro, perché poi per il resto è tutto 5 euro, sono rimasti gli ultimi due pezzi. Nella stessa bancarella ho preso due pezzi a 5 euro. Diciamo, ho fatto una sorta di completino, anche se naturalmente, sicuramente, entrambi i pezzi li userò anche con altre cose, diciamo. La prima cosa che ho preso è questa maglia di questo colore bordeaux borgogna, che anche quest'anno andrà molto 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 carina. Questa è abbastanza corta, cioè nel senso si ferma proprio giusto alla pancia. Porta questo volante qua, cioè quindi accollata con questo spazio qua. E dietro si accolla così, e ci ho pagato appunto 5 euro, molto molto carina. E diciamo, ho fatto il completo con questa gonna a tubino, però elasticizzata, di questo colore grigio topo,
Sembrava nero. Nella bancarella invece poi, venendomi la una signora mi ha visto che la prendevo, che bel completino che hai fatto, grigio e bordeaux. Io sinceramente l'avevo vista nera, però vabbè, va bene lo stesso. Molto molto bella, questo dettaglio qui in oro. L'ho provato insieme quando sono stata a casa, è carino, un outfit molto elegante, magari non so. Non so, per qualche occasione elegante, diciamo con uno stivale sotto, un décolleté, diciamo che va bene. E appunto 5 euro al pezzo, che vuoi di più? Adesso passiamo agli acquisti, appunto, come vi ho detto, fatti a campagna. Diciamo che gli acquisti a campagna ne ho fatti 3. 2 su 3 erano già decisi, nel senso che mercoledì appunto sono stata all'Ocean, domani mattina. Mercoledì sono stata a campagna, martedì però sono stata all'Ocean a fare un giro e diciamo ho dato un'occhiata ai negozi. Io ho visto già questi due capi. Però poi non li avevo presi in quel momento, li ho presi poi in un secondo momento a campagna. Una cosa è bizzarra, che quando l'ho vista appunto martedì all'uscio, ho detto wow, questa è bellissima, la devo prendere, e l'ho presa il giorno dopo, che è una tuta che appunto vi ho messo la foto su Facebook, Marianna Makeup 89, vi lascio la pagina qui sotto, cliccateci, mettete mi piace, così vedete anche tutte le foto, diciamo, delle cose che compro, di solito metto già diciamo delle anteprime. La tuta è questa, è nera, a pantaloncino, vedete? Porta qua avanti questo dettaglio trasparente, infatti diciamo si vede un po' il décolleté, e dietro invece è tutta trasparente, sempre con questi pois, molto molto bella, molto, la trovo molto molto elegante. Io questa me la immagino con delle calze nere sotto, belle doppie, e con uno stivale alto nero. Oppure anche con un décolleté nero. La trovo molto molto elegante. Diciamo, tipo, vedete? Questa è una taglia S. Però, diciamo, adesso, avendo il dubbio appunto su una cosa del genere, in camerino mi sono portata sia S che M. Mi andavano tutte e due bene, però diciamo che M mi andava un po' più larga, non mi piaceva tantissimo come mi stava. Sarebbe anche andata bene, però ho preferito prendere una S. E questa qua. E questa qua, 50 euro. Prima cosa, questo è il terzo capo che prendo di Zara. Zara diciamo che non è un marchio che preferisco tanto, però posso dire che quest'anno la loro collezione mi piace tanto. Infatti sicuramente non mi fermerò a solo questa per quanto riguarda quest'anno. Poi la seconda cosa che vi faccio vedere, che ho sempre visto il giorno prima all'Ocean, l'ho vista da Bershka. Bershka pure quest'anno mi sta molto piacendo. Diciamo che Bershka e Zara sono due negozi che non è che mi piacevano tanto. Diciamo, quello che io preferisco, quello che il genere per cui più mi piace a me, diciamo, di queste marche, diciamo, abbastanza economiche, diciamo, comunque per essere marche, Stradivarius. Però posso dire che quest'anno sia Zara che Bershka appunto mi stanno soddisfacendo e ho preso appunto una maglia da Bershka che è molto molto particolare, è questa qua. È di, diciamo, camoscio, di questo color borgogna, prugna, non so come chiamarlo. Molto molto carina. È a tre quarti, avanti porta queste frange che cadono, diciamo, sul pube, diciamo, non so come dirvi. E poi dietro è corta. Questo fatto che era corta dietro non mi piaceva tanto. Infatti ho detto, magari adesso provo anche una M, perché io ho provato la S, devo dire la verità. Provo anche la M. No, scusate, mi sono interrotta un attimo, pensavo che stava venendo qualcuno. Comunque, per provare a vedere appunto. Scusatemi, per vedere appunto se magari dietro scendesse più larga. Invece no, scendeva avanti più larga, più lunga, quindi alla fine ho preso una S. Diciamo che mi piace tanto come sta dietro, non tanto, ma magari se non mi piacerà, magari metterò qualcosa da mano, tira sotto, vedremo. Questa magari l'ho pensata su quel jeans che ho preso al mercato, che è molto aderente, quindi se scende qualcosa sopra preferisco. Questa qua appunto la taglia S e l'ho pagata 25 euro. Ok, ultimo capo che vi faccio vedere, l'ho presa appunto da Stradivarius, che come vi dicevo 2 minuti fa, diciamo è il negozio che io preferisco per quanto riguarda scarpe, accessori, abbigliamento, veramente tutto. E non ho preso nessun capo di abbigliamento, ma ho preso una borsa che diciamo mi serviva in un certo senso, che è una borsa nera, questa qua, che
non è né troppo grande né troppo piccola. Diciamo, cercavo una cosa del genere perché a volte mi serve una borsa nera, però troppo piccola non ci vanno tipo delle cose che voglio portare, troppo grande poi è ingombrante. E quindi questa qua l'ho trovata perfetta. Diciamo, è molto molto capiente, la trovo molto molto capiente. Ve la faccio vedere all'interno, ce l'ho vista. Vedete? Comunque, cioè, più di un portafoglio di un cellulare ci va rispetto a una pochette e quindi lo potrò prendere. Poi è anche molto molto carina con queste frange che vanno molto di moda e queste borchette. E questa qua 20 euro. Ok. Niente, questi erano appunto i miei acquisti. Spero vi siano piaciuti. Mettete mi piace, commentate. Andate a vedere le foto in dettaglio di questi tre prodotti sulla mia pagina Facebook che vi lascio sempre qui sotto al box informazioni. Chiedo scusa per l'aspetto, ma è sabato, non sono andata al lavoro, ho appena fatto lo shampoo. Mi sono truccata giusto un po' per essere presentabile perché più tardi devo uscire, quindi avrei dovuto ritruccarmi. Quindi ho preferito non truccarmi proprio perfettamente. Chiedo scusa anche per. Quando faccio così, ma sono piena di raffreddore perché lavorando in un centro commerciale con l'aria condizionata entra e esci, cambio di temperatura, sono raffreddata da una settimana e non riesco a togliere questo raffreddore. Vabbè, comunque, bando alle ciance, niente, noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!